Ciao a tutti, quest'oggi l'esplorazione sarà, diciamo, in diretta. Vediamo cosa riusciamo a fare, cosa riusciamo a vedere, se riusciamo a entrare. Sarà un'esplorazione un po' diversa dal solito, o meglio, sarà un video un po' diverso dal solito. In questo momento siamo sulla pista di prova, perché questa azienda produceva macchine, auto. Una bella pista che si potrebbe ancora percorrere. No? Semplicemente qualche erbaccia qua e là, ma poi una macchina qua tranquillamente ci può passare. Ma poi prossimamente vi faremo vedere un'altra pista e lì sarà tipo la 24 ore di Le Mans, facciamo. Notare come si mette le mani sulla testa di... No, ma con chi sto facendo? Ma per carità, si allontana tra l'altro, vedete che proprio prende le distanze la ragazza. Guardate che bella pista, tanto si denuda, ma fa caldo, io sono con la felpa. Schiatterò di caldo tra poco. Tagliamo da qualche parte, sì, non so dove. Limbo per lei. C'è un po' di boscaglia prima. Si comincia a intravedere la fabbrica. Dunque, signori e signori, cioè no, signore e signore, cioè signori e avete capito, insomma. Dove siamo? Siamo alla Pininfarina. Pininfarina praticamente ha fatto la storia delle auto, solo che questo stabilimento è stato chiuso nel 2011. Proviamo a entrare qui il magazzino. Ed eccola qua. Questa è tutta la linea di montaggio delle auto. Essere che ci sia anche qualcuno. Lo scopriremo perché sentiamo dei rumori. Quello che ha fatto la storia di questo impianto è stata la Peugeot 406 Coupé. Quello che ha fatto la storia di tutti gli stabilimenti Pininfarina è stata la Ferrari Testarossa.
ecco i robot. Rakumau. Altro robot. Rakumau. Cinquanta dipendenti licenziati. Niente, a inizio del 2010 questa fabbrica è stata ceduta alla De Tomaso e l'unica cosa che è rimasta alla Pininfarina è il centro stile. Il centro stile e ingegneria e la galleria del vento, appunto, in questi due stabilimenti si fa ricerca aerodinamica, aeroacustica. Ma le sedi vere e proprie sono in Germania, Marocco, Cina. Questa postazione invece ha, questa linea invece ha gli specchi parabolici. Panoramica generale prima di andare verso altre postazioni, altri locali come la mensa, come gli uffici. Ed ecco quelle che erano le auto che venivano prodotte tutte col marchio Pininfarina. Qui abbiamo l'infermeria, vediamo cosa è rimasto chiaramente dell'infermeria. Ci sono però dei documenti potrebbero essere proprio relativi alle visite mediche, dobbiamo solo puntare un po' di luce. Ecco, abbiamo fatto un po' di luce a questo fitto mistero. Analisi infortunio. Nel mentre operava con delle forbici per tagliare un pezzo di nylon, si procurava una ferita nella regione orbitale destra. Ed eccolo lì, il lettino. Quello che era il lettino. Sì, questo qua credo proprio di avercelo anch'io. Tanto un timbro dice Pininfarina S.p.A. il medico competente dottoressa Michela Ponzio. Addirittura le bottiglie d'acqua ci sono. Bottiglie piene di acqua. E guardate, stupendo. Con addirittura ancora le pagine bianche. Riservata alle RSU, rappresentanze sindacali unitarie, al sindacato in pratica,
Invece tutti questi erano i comunicati proprio dell'azienda. Quante bottigliette d'acqua. Ma quanti piatti sono? No, ma guardate anche qua per terra. Tutti piatti buoni. La cella frigorifera, sì. Incredibile. Poi andiamo verso gli spogliatoi. Spogliatoi di uomini, spogliatoi di donne. Andiamo adesso là sopra. Chi c'è? C'è un nero. Ah, va? Però. Ah, pensavo ci fosse un nero. Ma che... Perché pensavo ai rumori di prima. Mi fa... c'è un nero. Questa linea preparazione porte si vede laggiù. Da qui possiamo proprio vedere bene com'era fatta, quindi guardandolo dall'alto, sempre con un po' di timore perché non sappiamo se mai potrebbero cedere. Qua lo vedo abbastanza in pendenza. No, non è più. È normale che balli, però... Sì, quasi quasi... No, ci abbiamo ripensato e torneremo indietro perché... Non so se avete sentito, ma qua mi hanno detto che sono un po' più pesante, leggermente più pesante di lei. E allora potrei, proprio qualche grammo, qualche etto, proprio leggermente più pesante. Allora non mi fido, o ci vai tu da solo e piuttosto cadi tu. E quindi facciamo che... tornarcene indietro e andiamo a vedere, però abbiamo visto la zona preparazione dei pasti, il magazzino, andiamo a vedere invece proprio la mensa. Siamo proprio sulla strada, il capannone da fuori. Ed entriamo in quest'altro capannone. Un mega piazzale che chissà, forse un tempo aveva proprio tutte le macchine qui parcheggiate.
C'è un unico macchinario in realtà in questa parte di stabilimento. Vedo che il pavimento non è presente in parte. No. Ed ecco cosa c'è all'interno. La zona uffici, quella che era la zona uffici, col rischio tra l'altro che possa cadere tutto in testa. Ma scendiamo nuovamente andare a vedere se riusciamo a trovare la mensa. Crediamo che sia proprio là davanti. Notare come proprio in quell'hotel, che è abbandonato anche quell'hotel, ci siano gli studi di 100 vetrine. Quindi sia da una parte che dall'altra abbiamo roba abbandonata. L'unica cosa è che dobbiamo fare un po' in fretta, perché comunque siamo vicinissimi all'autostrada, al casello. Quella è l'entrata principale. Proviamo a entrare in questa zona, che forse è la zona amministrativa. Ecco qua il gruppo Pininfarina nel mondo. Proviamo a salire. Ed eccola qua, da sopra, com'era una volta. La mensa. Altri spogliatoi, questi molto più grandi. Andiamo su, vediamo un po' che cosa troviamo. Con quest'ultima parte possiamo concludere l'esplorazione di oggi. Okay. Ecco, adesso sta registrando, quindi ciao e alla prossima. Ciao.
Ok.